Dai! Sono il tuo angelo custode. Sono il tuo angelo custode. Sì. Benvenuta in paradiso. Sì, ciao mamma. Ciao amore. Ciao. Avete fatto il riposino? Sì. Alzatevi, che c'è una sfida per voi due adesso. E va bene. Brava amore. Ci vediamo dopo. Ah, poi già finito? No, ci non la lavare di me. Ah, Vane, Ani, no, chi sei tu? Vane, oh, che confusione. Dai Vanessa, sei sempre la più lenta, la più lunga. Alzati che adesso devi lavorare. C'è una challenge. Quale? Una challenge in corso. Quale? Cosa abbiamo comprato ieri? Ah, i pattini. Esatto. Allora, quindi adesso la challenge di pattini. Vediamo chi di voi resisterà più sui pattini e riuscirà a fare più cose possibili, ok? 24 ore. Allora, bambine, andate a prendere i pattini. Mamma mia, oh. Piano, non fatevi male. Non fatevi male. Si mette qua? Fa vedere? Sì. Qua. Wow, con quale semplicità li metti. Vai con calma sui pattini, che hai appena messo i pattini ai piedi, ok? Sì. Ok, e Vanessa è già pronta. Ho detto vai piano. Ecco, perfetto. Guardate, guardate. Sembra una vecchietta di 90 anni che tenta di stare in piedi. Però brava, Vane, brava. Tu sei caduta? Oh! Aspetta un attimo, cos'è successo a te, Anastasia? Non riesci ad alzarti? Guarda che c'è un divano. Ah, ecco. E cosa succede? Oh. Anastasia? Anastasia? Allora, innanzitutto togliti i capelli da davanti alla faccia e ti metti una fascia. Primo, secondo, hai detto a tua sorella di non fare l'oca, quindi non farla nemmeno tu, perché se cadi ti spacchi tutti i denti. Va. Metti una fascetta. Se le pesti una mano coi pattini si taglia le dita, io te lo dico, Ragazzi, guardate. Vediamo anche Anastasia. Piano, amore. Sì, vabbè, ho già capito che secondo me voi da questo angolo non vi... Guarda, guardala. Che tenta di sorreggersi alla schiena di sua sorella per stare in piedi. Avevo più fiducia in voi, eh. Le gambe... Non vi tenete perché cadete. Le gambe... Non so come facevi te. Dai, un po' di riscaldamento, però un attimo, Ani, ferma che ti vado a prendere una fascia. Cosa fai? No. Allora, Anastasia, vuoi metterti le ginocchiere, quello che abbiamo comprato? Oh, sì. Anch'io. Inciampi. Dai, mettetevi quello che abbiamo comprato, Vane, prendili tu. Sedetevi. Appoggiate. Che casino. Ok. Dai, così siamo un pochino più sicure, eh? Quali sono i miei? Allora, il tuo è XS, mi sembra. Quello è di Anastasia. Guarda, ci sono scritte le date. Le taglie. Queste due XS, quindi per i bimbi dai 3 ai 7 anni ed è di Anastasia. Grazie. Ani, tira su. Sì, il tuo è... Anche il mio è... Mamma, però lo taglio. No, il tuo è XS. Se guardi davanti c'è scritto. Qua è XS. Ma quanto che smette? 16. Le ginocchia. Ma amore, devi togliere i pattini. Te li dovevi mettere prima. Ok, che belle che siete adesso. Oh, adesso mi sento un pochino più sicura. Te il casco non l'hai preso perché ti andava stretto, ma si poteva allargare. Poi magari lo andiamo a comprare, Vane. Ok? Guarda, un attimo. Bravissima. Quella mia manina, amore, c'hai paura. Guarda che non ti devi tenere a me, ti puoi tenere per te. Adesso porta fame. Vane, andate a far merenda? Dovete arrivare in cucina, in dispensa e prendere la merenda. Accendete la luce. Leva per terra. Ok. Adesso sono altissima. Occhio a non scivolare qua, Sì, sì. Vuoi il plum cake?
No, io non te lo prendo. Mettiti per terra e te lo vai a prendere. Trova un modo per arrivarci. Ecco. Abbiamo un cagnolino in casa. Dai. Non ce la faccio. Ma per terra, se cadi qui, ti cade tutto addosso. Ah, ok. Accompagnati da qualche parte. Vane, tu l'hai presa? Sei riuscita? Brava. E poi c'era anche un succo che... Tu sei pericolosissima. Sei cascata ancora. Ti ho detto che se non riesci devi trovare il modo per arrivarci, non per forza pattinando, eh? Non è una gara agonistica di pattinaggio, è un gioco. Stiamo giocando. E lì il plum cake, ce l'avevi fatta, eh? Tu cosa fai? Stai cercando il succo? Sì. Una di queste, però avevo mangiato solo la crostatina. Però avevo rimasto giù con me. Io prendo. Oh, sì. Brava. Guarda che ti cade tutto addosso. Ti aiuto? No. Ok. Adesso ti prendo l'acqua. No, te la prendo io, Anastasia, l'acqua. Perché sennò tu la fai cadere per terra. Tu riesci a chiudere? Ok, riesci ad arrivare? Ma no, tu non puoi, c'è il caffè dentro. Già non potrebbe lei, è poco. Combinando. Cioè, guardate, io tocco. Guarda che cade. Io tocco con le rotelle per terra? Sì. Che come ci si sente alte? Ti senti alta? Sì. Basta? Avete, vi danno fastidio i paragomiti? Sì. Sì? Eh beh, lo sono importanti, bisogna metterli. Dai, fate merendina, ti ho portato l'acqua. Come vi piace usare i pattini? Va bene. È bello, vero? Me li voglio comprare anch'io, voglio provare. Infatti la mamma ruba quelli di Vanessa. Ogni tanto provo quelli di Vanessa, ma mi vanno un po' piccini. Ti piace, Ani? Sì. Però siete abbastanza bravine. Per aver messo i pattini per la prima volta nella vostra vita, devo dire che siete bravine. Sì, dovrei a fare perché mi è caduto il braccialetto. Lo prendiamo dopo, fai merenda. E come al solito, mi ha ascoltata. Guarda, puoi anche picchiare la testa contro il tavolo, tanto è il casco. Ci sono problemi. Ecco, brava. Ancora un pochino più forte. Brava. Brave tutte e due. Adesso mi vado a pesare con tutte queste robe addosso, peserò 40 kg. Eh sì, probabilmente sì. Pesano i pattini, eh? Va bene, bimbe. Allora ci vediamo dopo la merenda, ok? Con questo tappo qui me lo metterò tutte le volte che picchio la testa. Ecco. E tu come fai a sapere quando picchierai la testa? Quindi devi uscire sempre col casco, amore. Ma il casco è importante usarlo quando si viaggia, però vabbè, non in macchina. Io viaggio. Non in macchina, altrimenti. Però in moto, in bicicletta, pensa, sullo skateboard, su una pancia. Pensa sull'aereo, pensa in nave. Serve su quei mezzi di trasporto aperti. Come uno skateboard, come un monopattino, come una bicicletta, un motorino, una moto, che se cadi... Quando andiamo sul ghiaccio, con il pattino. Io bevo il mio caffè latte Starbucks. Starbucks. Dove vai? A giocare. A giocare? Sì. Non devi tenere la mia manina. Piano piano, braccia in avanti, come ti ho insegnato, tieni l'equilibrio. Però brava, Ani, eh? Tra un po' te spicchi il volo, secondo me. Inizi proprio ad andare bene. Bisognerebbe riuscire a dare la spinta sulle gambe. Allora, Anastasia, cosa vogliamo fare? Questo. Ti piace tanto?
Ma sai che mi piaci un sacco? Sei bellissima e stai benissimo? Grazie. Prego, amore. Voglio prendere lo zaino. Vai a prendere lo zainetto di scuola, così. E provare a mettere sulle palle, vediamo se... Per andare a scuola, va bene. Faccio finta che vado a scuola. Facciamo finta che devi andare a scuola, dai. L'hai trovato? Boh! Buone, vieni! Allora io la macchina non la prendo più la mattina, eh? Andiamo a scuola in pattini. No, con la bicicletta. Con la bicicletta. Ma che brava, sei riuscita a metterlo, eh? Cosa? Lo zaino. Ah, sì. Bravissima. Vane, hai finito? Tu adesso devi fare un po' di compiti, eh? Ok? Adesso vai a vedere che compiti devi fare. Che li facciamo? Ok? Però io mi sono già, dovrei fare un disegno con i pennelli! Ok, vuoi pitturare? Sì! Va bene, dai, facciamo un bel disegno. Andate a prendere tu piano, Anastasia, non ti fare prendere dall'euforia. Anastasia sa perfettamente dove sono le cose. No. Ah, sì, sì, da queste parti c'è un sacchetto dove abbiamo messo dentro le pitture. Dove? Dove? Guarda. Nel cassetto? Questo? Li avete persi? Ah, se li avete persi io non so dove sono. Hai visto che hai tolto il paragomito? Ti sei fatta male? No. Sì, ti sei fatta male al gomito. No, amore, ti sei fatta male. Perché hai tolto il paragomito? No, amore, perché? Ti fa tanto male? Eh? No, amore. Ti fa tanto male, amore mio. Mi fai vedere se è rosso? Guardiamo se è rosso. Vediamo. Oh, no, un pochino, amore. Amore, ti è passato, però devi sempre tenerti. Mamma, mi puoi aiutare? Sì. Non troviamo più le tempere, vero? No. Oh, volevamo fare un bel disegno, ma non le troviamo più. Ma dove sono? Dove pensate di averle potute mettere? Non è che sono qui. Le hai trovate? Sì, erano lì. E chi le ha messe lì? Non lo so. Sì. Pitturiamo. Dai, i fogli li avete già presi? Sì. Ok, adesso pennelli mancano. Li prendo io i pennelli. Voi sedetevi. Anche il fiorellino per mettere i colori. Ok, brava sì. Che l'hai trovato. Adesso finalmente, siediti con finalmente, calma, finalmente, così. Finalmente che ci sono io che covo tutto. Sì, c'è cioè, meno male. Che covo. Meno male che ci sono io che covo tutto. Ok. Trovo tutto. Tu Vanessa stai andando bene sui pattini? Sì. Eh? Beh, anche io. Ok, vi prendo il fiorellino, i colori. Cosa avete intenzione di fare come disegno? Vuoi fare Pasqua? Tu, anch'io, qualcosa. Non vuoi provare a disegnarti te con i pattini? No. Non ci vuoi provare? Difficile? No. Sì. Ok, allora, bimbe, io vi lascio qua. Fate un bel disegno e poi torno, mamma, ok? Anastasia, tutto bene? Sì. Il gomito ti fa male? No. È passato? Sì. Bene, sono contenta. Dai, ci vediamo anche dopo. Anche oggi avevo la tossina la passata. Aspetta. È vero. Cosa vedo qua? Niente. Perché? Mi sono arresa, non voglio più. Perché ti sei arresa? Ti facevano male i piedini? Sì. Sì? Sì. Tanto? Sì. Magari erano solo un po' strette. E sono libera. Sono libera. Preferisci camminare con i tuoi piedini, eh? Invece sono belli, Patti. Brava, Vane. Allora niente. La sfida la vince Vanessa. Brava. Però una cosa, i patti d'India non sai se mi vanno. No, amore, non ti vanno. Sono piccolissimi. Allora, bimbe, il video finisce qua. Brave comunque tutte e due, perché anche tu sei stata molto brava, eh, Anastasia? Grazie. Prego, amore. E però lo vince Vanessa. No, però l'ho vinto io. No, l'ha vinto la Vane, no, perché tu ti sei arresa, l'hai detto tu. Io. Se il video vi è piaciuto, chiudete il canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollicione. Dove?
In su. Yes! E attivate la campanella, l'abbiamo già detto, sì, ok. E oggi salutiamo Serena S, Sara S, Michele, Leonardo e Di Agostino. E se volete che noi vi salutiamo, scrivete nel nostro commento, non so, per favore vi salutate e il vostro nome.